Benvenuti ancora una volta sul TG Tour Rotocalco. Raramente mi capita di occuparmi di fatti di cronaca, soprattutto cronaca di quella tosta, di quella drammatica, di quella nera. Generalmente sono più votato alla satira e voi lo sapete benissimo se mi seguite sui teleschermi di tutta la Sardegna. Una maledetta notte le vite di Nicholas Melis e di Artan Mehta si sono incontrate. Una di queste due vite ha finito di esistere. Questa maledetta notte si è compiuto questo efferato omicidio, un omicidio che non ha senso. Apro la breve intervista che vi sto proponendo, che ho raccolto a Villa Sorra, tra i conoscenti e i familiari di Artan Mehta, che era un operaio, una persona normalissima, una buona persona che tutti conoscevano ed era di origini albanesi, ma abitava a Villa Sor da tanti anni. Ecco, apro questa intervista, dicevo, dedicando la colonna sonora del Pinocchio di Comencini. Le musiche, se non sbaglio, erano di Fiorenzo Carpi, perché ho intenzione di dedicarla sia ad Artan Mehta, la vittima, che al Melis, che è l'aggressore. Al primo perché chiunque abbia la mia età, e Artan era un mio coetaneo, ricorda questa colonna sonora in maniera perfetta e ogni volta che io sento questa colonna sonora mi risveglia dei ricordi infantili, insomma, dei ricordi bellissimi. All'aggressore invece la dedico per ricordargli l'irreversibilità del gesto che ha compiuto. E che dovrà convivere con questo pensiero, di questo fattaccio che gli è capitato a soli 18 anni, soprattutto quando dovrà raccontare ad un figlio il motivo per il quale ha ammazzato un uomo senza una ragione apparente. Ci troviamo a Villa Sorra, purtroppo triste scenario, triste teatro di un fatto di cronaca terrificante. Un operaio, Artan Mehta, che lavorava in questo albergo, è stato terribilmente picchiato, barbaramente picchiato da un giovane qui di Villa Sorra, non si sa per quali ragioni, durante una notte durante la quale appunto questo ragazzo cercava di acquistare le sigarette in un automatico e lo pigliava a pugni a calci, probabilmente per farsi rendere il resto. Il risultato di tutto questo è che un uomo di 45 anni, un mio quasi perfetto coetaneo, ha perso la vita. Era una persona molto amata dalla gente del luogo perché aveva saputo ambientarsi nel corso degli anni in questa ridente cittadina e tutti quanti lo adoravano. Era una persona, ecco, si vede dal volto, molto molto buona, un grande lavoratore e soprattutto un cittadino se non altro onorario. Questo diciamo che è l'ex voto che la popolazione gli regala in queste ore terribili. Pensate, domani ci sarà una fiaccolata alle 18:30 e la messa in suffragio della vittima. Questo è quanto noi riusciamo a documentarvi, perché purtroppo la gente ovviamente in questi momenti, quando vede una telecamera, un pochino prende il largo, ecco, si allontana. Forse c'è un signore qui,
una persona attempata. Buonasera signore, scusi se la disturbo. Per registrare il fatto della scomparsa di Artan, signore attempato potrebbe essere suo padre, potrebbe essere stato suo padre. Che ricordo ha di questo giovane? Un bravissimo ragazzo, tutti lo stiamo piangendo perché non ha dato fastidio mai a nessuno, perché appunto è venuto qui in paese tanti anni fa, si è comportato sempre meravigliosamente. Tutto il paese lo piange e non ricorda con affetto, perché non possiamo dire altro che solo del bene per questo ragazzo. Cosa può essere successo che abbia indotto un ragazzo di 19 anni a reagire così violentamente? Non lo so rispondere, perché io neanche lo conosco questo aggressore, e dunque non posso giudicarlo, perché so soltanto giudicare Artana, che era un bravo ragazzo e che viveva nella nostra comunità da esempio, brava persona. In cosa abbiamo sbagliato noi, ecco, per esempio lei della sua generazione, io della mia, noi della generazione di Artan, perché magari questi ragazzini di 18 anni possano compiere un fatto del genere, spinti dal nervoso? Che cosa vuole? Oggi i ragazzi non hanno valore nella vita, non tutti, ma buona parte dei ragazzi non sanno cosa vuol dire la vita, non lo so. Lei si ricorda quando Artan è arrivato per la prima volta in paese? No, non, di quello non mi ricordo, perché anch'io ho trascorso la mia vita lavorando sempre fuori, e proprio da quei giorni, insomma, inizialmente quando è venuto in paese, lui insomma si è inserito sempre qui nella nostra comunità e lo conoscevamo tutti, ma proprio esattamente io insomma non mi ricordo di quei giorni inizialmente che è venuto in paese. Perfetto, io approfitto della sua benevolenza per mandare un messaggio ai giovani. Quando insomma succedono queste cose qui, contate sino a 10, sino a 100. Lo credo bene, bisogna appunto prima di tutto e pensare appunto che la gioventù va goduta in un'altra maniera, non facendo queste bravate così, ma purtroppo forse, non lo so, anche il benessere di questa nuova generazione li porta a fare certe cose che non dovrebbero fare. All'ultimo momento troviamo anche l'occasione di parlare con i fratelli di Artan, che sono giunti giusto per l'occasione dall'Albania. Lui è la seconda volta che viene dalla Genova. Io abito a Genova, Rapallo, provincia di Genova. La seconda volta ci torno da qua, però questa volta sono venuto. Non sei venuto per trovare tuo fratello? Per trovare tuo fratello, ormai mio fratello non c'è più. Allora posso chiedere una richiesta: dove è la legge qua? Dove è giustizia? Fino a oggi io non ho saputo proprio niente. Ovviamente le parole sono dure. Questo è il cognato di Artan. Sì. Ecco, lei parla italiano? No, è poco. Sono io il cognato. Ah, il cognato è lei? Sì. Volevo sapere, prima cosa, non lo so perché questo ragazzo è ancora libero. La seconda cosa, voglio ringraziare tutto il paese di Vilassar per... Fai vedere com'era Artan. Guarda. I giorni prima di gravarsi questo. Questa fotografia che ovviamente vede il volto di una persona che sta mollando i remi. Ecco, è che ovviamente non potremo pubblicare, però vi garantisco che è molto impressionante. È una cosa che... Tutto il paese è arrabbiato, per questa cosa che è ancora non è, è dentro. Cosa può essere successo per spingere un ragazzo così giovane ad infierire così violentemente? Non lo so, un ragazzo che viene e dà calci nella macchinetta del tabacchino e uno gli dice: perché lo fai se è il mio proprietà? Se lui è da 25 anni che è qua,
Artan non stava facendo altro che difendere un oggetto, una cosa sua. Gli ho detto che non devi dare calci nel macchinetta. Gira e li chiama gli altri ragazzi per dire che lo prendete, e lui viene e gli dà un calcio volante proprio nella timpia, non lo so come si dice, e cade. Non è quella, ho capito, però perché vai di nuovo sopra, dai pugni, dai calci nella testa, non è solo la spaccatura del cranchio, ci sono anche gli organi interni. No, i schiacciamenti proprio nella testa, le ossa e... No, ha voluto infierire. Morire proprio. E poi anche i messaggi che scrive sull'internet. Chi lo sa? Come lo sa lui? Com'è la mia mamma? Che dice le parole che... No. Io voglio chiedere al fratello di Artan, che al di là che ovviamente è difficile dimenticare... Mai potrà dimenticare un fatto del genere? Io mai. Ecco, al di là di non questo... Non le perdono. Io aspetto la giustizia. Cosa porterà a casa sua? Che ricordo porterà di questo viaggio terribile a casa sua? Più male non ne trovi. Più terribile di così? Più terribile non posso dire. Allora, adesso anche la mamma aspetta là, non lo sa ancora, no? Come un figlio, e vede adesso 25 anni. Suo figlio al bar. 25 anni. Lo chiamano zio, lo chiamano zio. No, Artan, sei albanese, no, lo chiamano zio. Signora, lei quando ha avuto questa notizia? Ci sono rimasta malissimo, l'ho saputo giovedì, è successo martedì, ma non credendo che finiva così. No, non se lo meritava Arta questo. Arta e chiunque, non perché era Arta, ma chiunque non si merita un'atrocità del genere. Non si può nel 2013 finire una persona così da un moccioso di 18 anni. Poi la cattiveria a caldo, quello che ha scritto dopo, ha ferito ancora di più. E noi non abbiamo ancora giustizia. Dopo una settimana non abbiamo ancora giustizia. Questo ci fa ancora rabbia. Perché? Perché era un albanese. Era una persona con il sangue rosso come noi. Buona. Speriamo che non ci siano stati problemi di razzismo. Che non ci sia un retroscena di questo. Più o meno. Ecco qua. Più o meno sì. Ma lei testimone in che senso? Era nel momento in cui è capitato il fatto? Sì. Ero proprio di fronte io. Cos'è successo? È successo che è risceso dalla macchina, ha dato due calci di nuovo lì, due pugni, e poi ha dato un calcio in faccia qui, è caduto, togliere la mia faccia. È caduto e ha sbattuto la testa lì. Cosa gli ha detto? Poi è riandato e gli ha dato un calcio in faccia. Poi gli ha detto, tu sei un drogato, sei un ubriacone, porti le malattie qua a Villasor e niente. Quello lì gli ho sentito. Continuava a dare i pugni in testa. Non è possibile. Signora, lei dall'alto della sua, diciamo, maturità rispetto alla... Lei crede sul serio che ci sia un risvolto razzistico? Ce lo sta dimostrando con quello che è scritto dopo. Io ho tanta rabbia su questo, che me l'ha ammazzato come un cane, che non faceva male a una mosca. Lui è amante dei bambini, amante degli... Me lo sta dimostrando quanto era bravo questo ragazzo. La gente, anche del Brasile lo ha chiamato, gente che hanno avuto da fare con lui, anche del Brasile me lo chiamavano. Quindi diceva mio marito quando rientrava dall'ospedale, le diceva, Antonio, sai chi ha chiamato per Artan? Ha chiamato... Questo mazzo di fiori l'ho portato un ragazzo di 16 anni. Quindi a scagionare, diciamo, il problema generazionale. Più anziani, 80 anni, 90 anni ho visto qua piangere. Questo mi fa capire che cos'era mio fratello. Questo mi fa capire. Da bambini a 90 anni. Com'era Artan? Questo ragazzo
non merita essere cittadino di questo paese, non merita. Io mi sento di chiudere qui il servizio perché veramente è una cosa straziante, chiedendo scusa ufficialmente da parte di tutto il popolo sardo. Sì, sì, sì. Alla famiglia di questo ragazzo, i fratelli presenti, il cognato, ecco c'è anche lui. Ricordiamo i nomi. Io l'ultimata. Arbenetta. Ali Gihani. Buon ritorno in patria. Adriana mi chiamo e non perdono le scuse adesso, non gliele perdono le scuse. Voglio che lo sappia anche la mamma. Che non si metta in giornale perché non è ora di chiedere scusa. Non glielo perdono.